Ciao, siamo Vale. Orri. Oggi vi faccio un filetto di maiale con crema di funghi, a modo mio. Ingredienti per un filetto di maiale con crema di funghi: 800 g di filetto di maiale, 300 g di funghi surgelati misti, 5 cucchiai di olio di oliva extravergine, un ciuffo di prezzemolo, 2 patate e 2 spicchi di aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, 50 g di burro, pepe, sale e sale aromatizzato che ho precedentemente preparato. Vi lascio il link della ricetta in descrizione. Inizio a preparare per la crema di funghi. Ho messo 2 cucchiai di olio in pentola, metto i funghi. Metto tutto a freddo. Le 2 patate piccole le ho già pelate, lavate e tagliate a tocchetti. Le mettiamo dentro. E i 2 spicchi d'aglio li metto dentro pelati interi. Un po' di pepe. Saliamo il tutto. Ecco, adesso lo facciamo andare un momentino e poi facciamo andare lento. Nei funghi surgelati ci sono dentro anche i funghi porcini. Preparo per la cottura del filetto di maiale. Metto in pentola il burro, un cucchiaio circa di olio di oliva extravergine. Facciamo sciogliere il burro. Intanto il filetto l'ho già lavato. Metto il sale aromatizzato sopra il filetto. E lo metto in pentola. Lo lasciamo, alzo la fiamma, lo giriamo qualche minuto che si chiudano bene i pori della carne. Poi mettiamo il vino bianco. Ora la carne è sigillata. Mettiamo il vino bianco e lo facciamo sfumare. Quando è sfumato, io non ho preparato brodo vegetale o brodo di carne, metto un po' di acqua calda e lo faccio cuocere a fuoco medio per un'oretta circa. Nel frattempo i funghi stanno cuocendo. Ci vediamo dopo. L'arrosto è pronto. Spengo. Anche i funghi sono pronti, prepariamo la crema. Mettiamo un ciuffetto di prezzemolo e poi frulliamo il tutto. Ho tutto pronto, i funghi sono frullati. L'arrosto è pronto, adesso taglio l'arrosto e poi impiatto. Questo è il filetto di maiale con crema di funghi fatto a modo mio. Buon appetito! Vi è piaciuto il filetto di maiale con crema di funghi? Se vi è piaciuto, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!